Ciao a tutti, oggi parleremo della dimensione dell'airbox sportivo in carbonio. Ho notato che in molti scelgono quello più grande, pensando che più grande sia l'airbox e più le prestazioni ottenibili siano importanti, maggiori. No, non è così. Abbiamo parlato in altri video dei prodotti come questi, quindi degli airbox sportivi in carbonio e non solo. E vi ricordo al volo i social su cui trovate il reparto corse e il nostro sito repartocorsestore.it. Dunque, l'airbox in carbonio è qualcosa del genere. Quindi è una scatola che va a sostituire la scatola a filtro di serie. Il vantaggio è dato più che dalla dimensione della scatola, quindi del box che noi andiamo a montare, è dato dal materiale della nuova scatola, ovvero il carbonio, che è un ottimo isolante e quindi aiuta a mantenere l'aria più fresca. Più l'aria è fresca, più risulta comprimibile e più ne riusciamo a mettere nel motore. Quindi abbiamo un miglioramento delle prestazioni per l'aria che è più fresca. È per la quantità maggiore di aria che passa per via del materiale filtrante, quello che si trova all'interno. Qui c'è un filtro, quindi questo filtro interno permette di far passare più aria. La dimensione è molto meno importante, infatti delle volte si sostituiscono delle scatole filtro di serie anche molto grosse. Penso per esempio, non so, ecco la Giulietta che ha un airbox di serie molto grande, o in generale i 1009 Alfa Fiat. Possiamo metterne anche uno più piccolo perché le caratteristiche importanti non sono la dimensione della scatola, ma la qualità e la tipologia del filtro interno e del materiale con cui è fatta la scatola stessa. Non ho preso a caso questo airbox della Sparco, l'HP300, perché un classico errore che riscontriamo è quello che tra l'HP160 e l'HP 300 della Sparco, tutti tendono a scegliere l'HP300 anche in caso di piccole cilindrate. Quindi vi ricordo, non è la grandezza del filtro che dà le prestazioni, ma sono altre caratteristiche. È bene scegliere il nuovo airbox commisurandolo al tipo di auto che si ha, al tipo di motore e al tipo di elaborazione. E tendenzialmente, se si prende un airbox troppo grande, si ha il risultato di svuotare i bassi regimi, quindi la reattività dell'auto, e di ottenere un beneficio di potenza, ma solo agli alti regimi, che molto spesso non è quello che vogliamo. Quindi, se avete dei dubbi, contattateci, noi vi aiuteremo. Ricordate però che non è per forza vero che più grande il filtro e più potenza si riesce a ottenere. Continuate a seguirci, a presto, ciao ciao!